E andiamo avanti con un'altra notizia. Forse festeggerà cercando di sgraffignare in barba al Ranger Smith dei cestelli della merenda da divorare con il fidato amico Bubu. Complicato, eh? Compie 50 anni, sapete chi oggi? L'orso Yogi. E ce lo racconta Gianni Maritati. Hai mancato, mi hai mancato, oh, caspita. Più che una torta con 50 candeline, l'orso Yogi vorrebbe 50 cestini da picnic per festeggiare il suo primo mezzo secolo di vita nel fantastico mondo dell'immaginazione colorata. Chi non conosce il suo debole per quei deliziosi fagottini che i turisti si portano dietro nel parco, dove il ranger si infuria puntualmente ma inutilmente. Nato dalla fantasia di Hanna e Barbera, Yogi in 50 anni ha divertito e continua a divertire intere generazioni. Tutti conoscono il suo cappellino, la sua cravatta, il suo intercalare, la sua inconfondibile risata e il suo inseparabile amico Bubu, con il quale forma una coppia inossidabile. È primavera. Tanti di noi facilmente si riconoscono in questa spassosa alchimia fra l'orso grande, grosso e ribelle alle convenzioni e l'orsetto timoroso che vorrebbe rispettare le regole. È l'eterna giovinezza dei cartoni animati che sanno farci ridere con intelligenza dei nostri difetti e delle nostre contraddizioni.